Tragedia al cimitero dove un uomo è caduto in una botola lasciata aperta ed è morto. È accaduto al cimitero di Bosnasco, in provincia di Pavia. La vittima Roberto Cavanna, 77 anni, di Stradella, ex bancario, in passato anche sindaco di Volpara, Pavia, inoltre po' pavese. L'uomo si trovava al cimitero per il funerale di una sua parente di 96 anni. Nell'accedere ai sotterranei è caduto in una botola aperta che a quanto pare non era segnalata a dovere. Una tragedia sulla quale la procura di Pavia ha aperto un'inchiesta.